Buonasera a tutti e benvenuti allo Spazio Life di questa sera. Siamo qui con Barbara Balsamo, romana, attivista per i diritti animali e fondatrice e presidente di una neonata associazione antispecista e animalista che si chiama Per Animalia Veritas. E allora siamo qui con Barbara per chiacchierare un po' della sua attività di attivista animalista e nonché degli scopi e delle attività di questa associazione. Quindi cominciamo da questa associazione, Barbara. Ci puoi raccontare un po' in sostanza la genesi, cioè com'è nata, da chi, perché, se c'è qualcosa rispetto a cui volete differenziarvi magari dalle altre associazioni animaliste che già esistono? Dici un po'. Sì, intanto buonasera a tutti. E allora, in realtà non abbiamo nessuna intenzione di distinguerci da qualche altra associazione, anzi siamo per la partecipazione e la collaborazione sempre, quindi comunque non è nata sicuramente per questo motivo. È nata innanzitutto dopo alcune riflessioni che ho effettuato negli ultimi, soprattutto nell'ultimo anno, in particolare del libro di Marco Maurizio, Al di là della natura, che ha cambiato radicalmente il mio approccio, o meglio, ha dato conferma a quello che erano un insieme di pensieri e di riflessioni sconclusionate che avevo nel cuore, no? Ed è stata fatale la mia permanenza presso la Fattoria della Pace I Poeti, che è un santuario che si trova a Marina di Pisa in Toscana, dove ho vissuto realmente un antispecismo serio, e pratico anche, no? Cioè, che poi si riflettesse nella vita reale. E quindi con mio marito abbiamo iniziato a sognare, a immaginare quali potevano essere delle possibili strade da percorrere in modo efficace, e è nata l'idea appunto di un'associazione. Associazione che si sarebbe quindi prefissata sicuramente la diffusione dell'antispecismo, di un antispecismo politico radicale, un'associazione che si sarebbe occupata soprattutto degli animali, in particolare degli animali degli allevamenti, facendo particolare riferimento alla situazione italiana, che è veramente drammatica perché poi, se vuoi, possiamo approfondire questa questione. Da noi gli animali considerati da reddito non esistono giuridicamente se non appunto in virtù dell'essere animali da reddito. Quindi questa cosa a me aveva particolarmente colpito, e siccome anche quantitativamente, come numero, stiamo parlando di milioni e milioni di vittime che in Italia vengono sacrificate per l'alimentazione, per l'abbigliamento e quant'altro, ovviamente ho sentito questa necessità. Ne ho parlato con alcuni attivisti romani, amici, compagni di lotta che stimo profondamente e con i quali c'è sempre stato un grande confronto su tutto quello che erano le tematiche e le azioni antispeciste. Abbiamo condiviso quindi insieme queste riflessioni e dopo lunghe nottate passate insieme a parlarne, a decidere, a valutare, insomma, penso che anche tu immagini cosa significhi, no? Poi dare vita a qualcosa di concreto che possa essere appunto un'associazione, un insieme di individui che poi cercano di creare qualcosa di unico, no? Che confluisca. E quindi è nata Per Animalia Veritas, appunto attraverso gli animali la verità, cioè quindi il desiderio di svelare tutte quelle aberrazioni che la società umana, il sistema capitalistico nel quale noi viviamo, perpetrano ai danni degli animali e non solo, ovviamente ai danni degli animali, perché noi ci prefiggiamo comunque una liberazione totale, noi passiamo dall'idea della total liberation un po' come la indica appunto Steve Best, quindi molto radicale e secondo noi unica via, perché non esiste liberazione animale senza liberazione umana e viceversa.
Capito. Beh, ti ringrazio di questa introduzione molto esauriente. Infatti hai anche anticipato una mia domanda, perché appunto ti volevo chiedere, visto che nella pagina Facebook dell'associazione avete messo un link a un libro di Maurizi, quindi appunto vi volevo chiedere se vi richiamate all'antispecismo prettamente politico, che in parte, se vogliamo, si contrappone un po' a quello etico prima maniera, no? Quello di Singer e Reagan, anche se poi insomma tutta questa contrapposizione forse non è il caso di enfatizzarla più del Assolutamente, necessario. assolutamente, Infatti, infatti, infatti. esatto, sì, perché allora sicuramente come ho anche accennato parlando della nascita dell'associazione, Marco Maurizi, a mio avviso, e fortunatamente non solo, è uno dei filosofi contemporanei di maggior pregio, che hanno intuito veramente quello che può essere una svolta reale nella battaglia per lo smantellamento del sistema di sfruttamento del mondo animale. Prima ho citato Al di là della natura, noi come associazione abbiamo avuto il privilegio di pubblicare appunto questo libro a cui tu hai fatto riferimento, che è una raccolta di suoi articoli molto significativi. Parlando proprio di antispecismo politico, io non lo contrapporrei all'antispecismo, diciamo, con radici morali, come diremmo, no? Quindi parlando di Reagan. Io direi che invece, almeno io come attivista, dalle varie letture, ho fatto una sintesi, cioè a me piace sempre contestualizzare e sommare anziché escludere, no? Dopo aver letto Singer, dopo aver letto Reagan, ovviamente mi rendevo conto che per quanto profonde fossero le loro considerazioni, le loro teorie, effettivamente quando si va a lottare per una liberazione reale e concreta di tutti gli animali, umani e non umani, non si può pensare, è ingenuo pensare o soffermarsi all'aspetto puramente morale, etico, Certo. diciamo, no? Perché non riusciamo a far passare, voglio dire, l'aspetto morale e etico per cose che alla gran parte delle persone dovrebbero essere così state ovvie anche sugli esseri umani. Figuriamoci se riuscissimo con 7 miliardi di abitanti sul pianeta a far passare, a riuscire ad abolire, ad eliminare la schiavitù animale attraverso l'infondere una moralità, no? Agli altri, non Certo. certamente in questi termini, insomma. Assolutamente. Esatto. E quindi da qui l'idea appunto dell'antispecismo politico che va oltre, non è che esclude diciamo, le teorie di Reagan, per esempio, no? Ma No, certo. le completa, perché non possono, e dal punto di vista di azione, di attivismo, perché io mi considero con grande umiltà un attivista, per un attivista poi significa, attraverso un pensiero fondante, significa poi agire. Allora, se io dovessi agire cercando di incidere nella società nella quale vivo solo attraverso l'aspetto morale, e quindi facendo impietosire, tra virgolette, che è già un termine che a me disturba, gli altri rispetto alla sofferenza degli animali, mi rendo conto che è, come dire, improduttivo. Posso Certo. raggiungere qualcuno, forse, qualche animo, ma non posso pensare di smantellare il sistema, di destrutturarlo per pretendere che il sistema si modifichi in verso una reale liberazione totale, no? Certo. Senti, veniamo un po' a te e alla tua attività appunto di animalista. Tu nel tuo proprio Facebook ti definisci un'ARA, no? Animal Rights Activist. Ecco, ci racconti un po'. Intanto da quanto tempo sei attivista nel campo dei diritti animali e poi perché, diciamo, cos'è che ti ha fatto nascere questo desiderio di contribuire? Cos'è stato? Un libro, un amico, un evento particolare che è successo? Raccontaci un po'. Allora, è una storia abbastanza lunga, nel senso che fortunatamente sono cresciuta in una famiglia dove il concetto di libertà
e di rispetto dell'altro è essenziale. Quindi ho sempre avuto questo a prescindere, infatti non c'è mai stata distinzione tra quello è un animale, quello è una persona, significa o un fiore, significa rispetto dell'altro, ok? Quindi di qualcosa che è esterno a me. Quindi essendo cresciuta con questo tipo di educazione, che poi abbraccia tantissime sfere ovviamente dell'esistenza, era quasi, diciamo, un percorso scontato, no? Quello di arrivare a un certo tipo di scelte. Sin da bambina, sicuramente come moltissimi altri, avevo questo desiderio compulsivo di proteggere i più deboli, che fossero umani o che fossero animali. Quindi, per quello che riguarda il mondo animale, raccoglievo continuamente in giro dall'uccellino, la lucertola, la formica, il cane, il gatto, qualunque animale io potessi avere a portata di mano e che vedevo in difficoltà e quindi cercavo di salvare. Percepivo comunque, perché poi questo è un altro discorso molto importante, no? Quello dei bambini, dei ragazzini, che comunque se educati al rispetto sono una risorsa enorme, sono la vera possibilità di cambiamento, no? Poi crescendo ovviamente ho militato nell'attivismo, diciamo, dei movimenti umanitari, quindi più che altro per la salvaguardia, sempre comunque anticapitalista, sempre no global, diciamo comunque tendenze di questo tipo sempre esistite. Però effettivamente negli anni della gioventù, diciamo così, ho militato molto per quello che riguarda gli aspetti della rivoluzione umana, se così vogliamo intenderci. 8 anni fa circa mio marito mi ha fatto vedere, purtroppo o per fortuna, i primi video della PETA che mostravano le visite negli allevamenti intensivi. E questa cosa ovviamente ha stravolto completamente la mia esistenza e la mia concezione, no? Di quello che potesse essere quello che noi chiamiamo olocausto, anche se a molti non piace, ma di fatto lo è, l'olocausto animale. Poi questo ovviamente non ha sortito un effetto immediato in me, diciamo è stato graduale, fino a che circa 4 anni fa mi sono cominciata a dedicare di nuovo a questo aspetto che probabilmente dentro di me comunque scalpitava e diventava sempre più un'esigenza, fino a farla diventare una ragione di vita, veramente, per quello mi definisco attivista, no? Cioè, io tendo molto a sottolineare, non per parlare di me come singolo individuo, ma proprio il concetto in sé, no? C'è una grande differenza tra l'attivista e la persona che ha, tra virgolette, rispetto per gli animali o lo stesso vegano, perché io conosco molti vegani che non hanno neanche idea di cosa sia l'antispecismo e che non militano assolutamente per la liberazione animale e quindi per me c'è una grandissima differenza, no? E quindi appunto il percorso poi ha continuato per questa strada e non ha potuto che crescere, ovviamente. Grazie tantissimo comunque, e questo lo devo dire perché grazie tantissimo agli attivisti che ho incontrato sulla mia strada. Persone che veramente appunto credono in questa causa, dedicano la loro esistenza alla liberazione animale, all'antispecismo e sono stati un esempio, una guida per me. Quindi sicuramente sono stata accolta in una comunità, diciamo, no? Che ha fatto sì che crescesse lo spirito dentro di me di abnegazione quasi, no? Quasi come se fosse un mio dovere a un certo punto, perché avevo determinate capacità, ognuno di noi ha delle capacità proprie e io ho sentito che era quella la direzione giusta per me. Certo. Senti, parlando sempre di attivismo, ti volevo chiedere, tu hai seguito, immagino, fin dal suo inizio e molto da vicino, tutta la campagna contro Green Hill.
che si è insomma conclusa più o meno in questi ultimi mesi, insomma, con le vicende che hanno visto la chiusura e il sequestro della struttura. Ecco, ci puoi riassumere così per sommi capi com'è nata questa campagna e come si è poi evoluta? Perché ha segnato un po' un punto di svolta in Italia. Perché ha permesso finalmente alle tematiche animaliste, seppur in un ambito limitato, comunque di arrivare all'attenzione dei media. Ecco, com'è nato il tutto? Ma se dovessimo dare, indicare una data precisa, un momento preciso, sicuramente sono la persona meno indicata per comunicarlo. Ci sono gli attivisti che hanno, diciamo, dato veramente uno scossone e hanno dato vita a tutto questo movimento che poi si è creato intorno alla questione di Greenhill, che senz'altro sono il coordinamento per mare Greenhill. Che appunto, come già nel passato era avvenuto con altri allevamenti, più eclatante e Morini, ma ce ne sono stati diversi, ha portato avanti una battaglia di stampo antispecista, che questo è molto importante da ricordare, perché non bisogna mai perdere di vista qual è, l'obiettivo reale. E appunto ha iniziato ad attaccare l'allevamento di Greenhill. Questo tipo di attività, almeno nella mia memoria, se non erro, spero che non mi stia sbagliando, sono iniziate intorno al 2010. Nel tempo loro sono stati affiancati comunque anche da altre realtà. E il fenomeno, cioè, a mio avviso, quello che ha fatto realmente chiudere Green Mill è stato il fatto che una grandissima quantità, proprio quantità, di persone è scesa in piazza e ha mostrato la sua disapprovazione totale. Su questo ci sono moltissime discussioni, se erano tutti antispecisti o meno, se erano tutti vegani o meno. Però poi qui ci sarebbe anche appunto da fare delle specifiche, no? Perché poi se noi abbiamo un obiettivo, che è quello per esempio di far chiudere Green Hill e di abolire la vegetazione, quindi Green Hill è solo un simbolo in un certo senso, no? Di qualcosa di più ampio, non credo che sia dannoso che ci siano 5.000 persone a manifestare, no? E su queste 5.000, certo, il mio desiderio profondo sarebbe ovviamente che fossero tutte antispeciste, tutte assolutamente vegane come conseguenza del loro essere antispeciste, ma non posso neanche pretendere di mettere dei veti. E comunque, vabbè, questa è un'altra questione molto complessa che si è sviluppata intorno a tutto il fenomeno di Green Hill. Però vorrei sottolineare un'altra cosa anche, che non sono solo le proteste e gli atti di disobbedienza civile costanti che sono stati portati avanti dal coordinamento Fermare Green Hill e da altri gruppi che a loro sono stati vicini, ma anche le battaglie legali. Perché se oggi Green Hill è chiuso e se c'è stato un sequestro probatorio al quale poi si è succeduto un sequestro preventivo e adesso si sta valutando di ritirare la licenza, è perché sono state fatte delle denunce legali ben precise con tutta una serie di conseguenze giuridiche. Quindi non bisogna mai dimenticare l'aspetto giuridico nelle vicende. Perché ovviamente non si può pensare che si chiuda un allevamento, torniamo al discorso di base, no? Dell'origine, che è immorale. Non è sufficiente, bisogna dimostrare invece con la legge, con tutto quello che la legge mette a nostra disposizione, che quell'allevamento non era assolutamente nella legalità, in deroga quindi poi alla questione della 189. Certo, sì, È l'aspetto ancora finito, non è ancora finito. come? Adesso abbiamo Arlan, il 20 invito tutti a venire ad Arlà, sia Correzzano. Sì. 20 di ottobre, sì. Sì, dicevo, l'aspetto giuridico è ovviamente strettamente legato con l'aspetto strettamente politico della lotta antispecista, no? Perché non si tratta solo di far rispettare le leggi esistenti, ma anche di proporre nuove leggi.
in una direzione il più possibile, diciamo, antispecista, che ovviamente compatibilmente con il rendersi conto che viviamo in una società ancora immersa, purtroppo al 99%, anzi di più, nello specismo. Senti, sempre chiedendoti appunto della tua attività e anche della tua conoscenza, diciamo, del panorama dell'attivismo animalista, come ti sembra la situazione italiana? Cioè, come la mappa dell'attivismo? Lo vedi più presente al nord rispetto che al centro? Avete contatti, hai contatti con associazioni animaliste al sud che fanno attivismo? Com'è la situazione? Sì. Allora, guarda, la situazione è, fino a un paio d'anni fa, un anno fa, ti avrei detto che c'era il monopolio assoluto al nord, sicuramente proprio grazie a questi grandi movimenti di attivisti che ci sono al nord. Devo dire che però al centro si sono venuti a creare, e ne faccio anche parte, nuove, più o meno nuove realtà abbastanza consolidate, non parlo della mia associazione, ovviamente parlo anche di altre, e devo dire che al sud, per esempio, sta iniziando a crescere un movimento abbastanza solido. Io faccio per esempio riferimento a Chiara Sgro, che trovo eccezionale, con il coordinamento antispecista Catania. E hanno dei buoni punti di incontro con diciamo tutta la rete. Cioè, quello che io sto notando è che, nonostante le polemiche che possano verificarsi, che poi a volte possono essere anche costruttive, non sempre, voglio dire, essere ritenute dannose, si sta cominciando ad aprire, si sta cominciando a creare una rete più o meno esplicita di movimenti antispecisti su tutto il territorio nazionale. Anche in Puglia non c'è magari un coordinamento, o meglio, forse non ne sono a conoscenza, però conosco diversi attivisti appunto antispecisti che militano e che fanno attivismo, e quindi comunque cercano di portare avanti queste cause, queste battaglie di liberazione totale. E sono molto fiduciosa, secondo me sta cominciando a passare il messaggio antifascista, sta cominciando a crescere. Per dirne una, parlavo con un ex collega, passando per strada, ci siamo fermati, è uscito il discorso di antifascismo, è stata una delle poche persone a non chiedermi che cos'è l'antifascismo, cioè lui lo sapeva. A me questa cosa ha molto colpito, perché non è né vegano né antispecista, è una persona, come posso dire, fuori da normale. Questo contesto. Normale, sì, perché normale è nel senso di conforme alla maggioranza, non in nessun altro senso. E sapeva di cosa stavo parlando, no? Anzi, diceva, voi siete veramente oltre. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché lui milita in politica, diciamo, con l'estrema sinistra, con eccetera. Per sentirmi dire questo significa che il messaggio sta passando. Cioè, quando mi viene detto voi siete veramente oltre, per me significa state andando veramente al di là di quello che possono essere, sia nell'ambito prettamente politico, sia nell'ambito proprio della cultura, del sociale, dell'economico. Stiamo andando oltre, stiamo cominciando a proporre qualcosa che ad alcuni dà fastidio, ma ad altri comincia a far porre delle domande e a portare delle riflessioni, no? Certo, speriamo. Speriamo, certo. E ti volevo chiedere, sempre tornando un po' a te, no? Allora, tu, quando non fai attivismo, sei un insegnante, giusto? Dove insegni e cosa insegni, se posso chiedere? Io sono una docente di lingua e letteratura francese e insegno in una scuola media. Ho capito. E prima mi sembra hai insegnato anche in scuole superiori, o mi sbaglio? Sì, prima insegnavo nelle scuole superiori, sono 3 anni che insegno nelle scuole medie. Ecco, la cosa che mi interessa è questa, cioè tu hai modo con i tuoi studenti in qualche modo di parlare della tua attività in favore degli animali, hai modo di parlare con loro di questo, e percepisci che magari c'è un minimo di germe di sensibilità nei giovani, nei tuoi studenti? Assolutamente sì. Sì? Assolutamente sì. Allora, ti dico due cose.
Quando ero alle superiori ho avuto addirittura studenti, lì parliamo di ragazzi più grandi, quindi potevo prendermi anche delle libertà diverse nel modo in cui comunicavo, no? Che sono diventati vegani e che hanno cominciato a capire cosa erano le battaglie antispeciste. Per me questo è stato molto significativo. E attraverso lo studio della letteratura, lo studio della lingua, attraverso per esempio le canzoni, io non proponevo canzoncine tipo sotto il ponte di Parigi, ma proponevo le canzoni di Kenny Arcanà, che è una delle più grandi, diciamo, no global che ci sono al mondo, almeno a mio avviso, e cercando di far capire loro che funziona, no? La società nella quale viviamo. Che viviamo in un sistema di meccanismi, no? E questi meccanismi molto spesso si basano sullo sfruttamento, sfruttamento che va sia in direzione umana e soprattutto per quantità, perché per far passare il messaggio bisogna anche far capire le dimensioni, no? Del fenomeno sugli animali. Quando tu trasmetti questo tipo di messaggio, sicuramente dall'altra parte scatta un click. Alle medie ovviamente ho a che fare con ragazzi più giovani di età e quindi alcuni discorsi non sono ancora possibili, però per esempio ho portato progetti dell'OIPA sui diritti degli animali, contro il circo con gli animali, abbiamo fatto un progetto molto bello anche l'anno scorso, parlo sempre ai ragazzi dei diritti degli animali, del fatto che cerco di farli riflettere su quali possono essere a loro avviso le differenze tra gli animali e noi, e cercare di far riflettere direttamente loro su quali sono le varie forme di pregiudizio che gli esseri umani poi alla fine strutturano, no? Per gestire meglio lo sfruttamento che mettono in atto. E l'anno scorso, per esempio, è capitato anche che in occasione della Festa Mondiale dell'Acqua parlassi ai ragazzi delle percentuali dell'inquinamento delle falde acquifere sul pianeta dovuto agli allevamenti intensivi, per esempio negli Stati Uniti, in America, per farli riflettere sui rapporti diretti che ci sono tra sfruttamento animale, la loro esistenza e come funzionano questi meccanismi. E un alunno mi ha detto, ma perché noi, poi parlando delle mucche, ovviamente perché loro associavano l'allevamento con la mucca, uscì un discorso sull'abbigliamento e lui mi disse, ma perché dalle mucche noi facciamo anche l'abbigliamento? Cioè, quello che per Certo. noi è scontato, questi ragazzini non hanno idea, quindi anche portarli a delle riflessioni dolci, perché con i bambini delle medie ovviamente non si può pensare di approcciare un discorso come lo stiamo facendo io e te, o come ovviamente ci vogliono altri tipi di parole, altri tipi di comportamenti. Io lo faccio quotidianamente, è una cosa che vorrei dire a tutti, lo faccio portando me stessa in classe, portando me stessa in classe. Per credo che non si può considerarsi attivisti in qualunque ambito se non si dà l'esempio. E dare l'esempio non significa avere pretese da divi o quant'altro. Dare l'esempio significa essere coerenti con quello che si dice, con quello che si esprime, con il messaggio che si vuole dare. Quindi quando poi le persone che ti circondano vedono che tu hai una vita serena, che hai una vita normale come quella di tutti gli altri, che non ti sacrifichi affatto, che riesci a gestire quello che hai, soltanto che fai determinate scelte radicali di coerenza, questo cambia, perché cominciano a domandarti, vabbè, ma in fondo scusa, ma cosa ci rimette? Cioè che cosa gli cambia, no? Poi tutto sommato. E questo è importante. Certo, vedere che i vegani non sono verdi con le antenne o non sono persone tristi che hanno fatto un sacco di rinunce, sì, è importantissimo, certo. Assolutamente, Senti, assolutamente. e a Sorriso. proposito, a proposito di, sempre di esempi, eccetera, mi viene in mente un'altra domanda. Tu hai un figlio, se non sbaglio, che va a scuola o è ancora piccolo? Quest'anno ha iniziato la prima elementare. Ah, ok, allora è un po' presto. No, perché ti volevo chiedere, lui è vegetariano? Lui è vegetariano, sì.
Ah, ok. No, perché se era più grande mi avrebbe incuriosito sapere come i suoi compagni di classe prendevano questa sua scelta alimentare, se la vedevano come una cosa strana o come una cosa assolutamente normale o magari la vedevano in maniera positiva, però è un po' presto, immagino, ce lo sapremo tra qualche anno. Esatto, te lo dirò tra qualche anno. Comunque per ora non danno, anzi, diciamo il fatto che lui parli sempre degli animali, che li difende sempre, che fa commenti, lui lo dice liberamente, ah ma guarda io sono vegetariano, io queste cose non le faccio, cioè lo dice esplicitamente, no? Quindi poi alla fine... dipende anche dal modo in cui ci si pone. Comunque sì, con bambini più grandi ho visto figli di amici hanno avuto qualche problemino con i compagni a scuola. Non il Ah mio, sì? perché Certo, non è ancora l'età, probabilmente. certo. Beh, quindi ci auguriamo che non li abbia, anzi. Penso di no. Bene, bene. Senti, quanti minuti abbiamo ancora? Abbiamo ancora qualche minuto. Tornando invece alle attività appunto dell'associazione, ma anche alle tue, questa cosa che hai accennato all'inizio mi incuriosisce, cioè il trattamento particolare degli animali da reddito in Italia. Cioè noi in Italia siamo messi peggio di altri paesi dal punto di vista della tutela degli animali da reddito? Sì. Assolutamente sì. In Italia non esiste nessuna legge che contempli l'esistenza, per esempio, dei santuari. Cioè, di fatto Ah. esistono i rifugi, ma i rifugi giuridicamente sono allevamenti. Le Questa non la persone che sapevo. gestiscono i rifugi sono degli allevatori. Questo è un paradosso assurdo. Infatti, una delle battaglie di Per Animalia Veritas è proprio quella di appoggiare, sostenere questi rifugi. Nelle eventuali possibili proposte di legge per un cambiamento. Noi abbiamo già iniziato con il caso delle vacche inselvatichite di Gattunito, che diciamo, ha dato diversi problemi, ha creato molto scalpore, perché la situazione di Gattunito è in realtà una situazione molto diffusa, in particolare nel Lazio, e parliamo di migliaia di capi di vacche che di fatto per questioni legate all'allevamento illegale, poi qui ci sarebbe tutto un discorso abbastanza complesso da fare, comunque di fatto non risultano di nessuno, anche se in realtà lo sono, quindi comunque in parte vengono macellate, magari clandestinamente, magari in qualche altra maniera, ma non si sa, ma sicuramente non sono vacche tutelate, ecco, però sono selvatiche. E noi, la nostra proposta è stata al Ministero, al Corpo Forestale dello Stato, di prendere in carico queste vacche inselvatichite, considerandole animali selvatici. Lì abbiamo scoperto che il Bostaurus, essendo estinto in realtà, quindi la vacca comunemente conosciuta, non può essere considerato un Bostaurus nemmeno nel momento in cui si inselvatichisce. Proprio perché è una derivazione domestica del Bostaurus. Questo che significa che la vacca nel nostro paese esiste solo quando è marchiata e riconosciuta come facente parte di un allevamento. Se non è marchiata, va distrutta Distrutta. automaticamente. Automaticamente va distrutta. Non è contemplata l'esistenza di una vacca al di fuori di un allevamento, perché la vacca non esiste in quanto essere senziente, soggetto di una vita, per dirlo alla Reagan. Io rido, ma rido con sarcasmo perché sono curiosa su questa questione. Ma esiste solo perché serve per l'alimentazione. Quindi seguendo una certa profilassi, una certa sua regolarizzazione presso le ASL competenti, eccetera, eccetera. Se questo non avviene, e per esempio come nelle vacche inselvatichite di Gattunito, sono allo stato brado, beate loro, tra virgolette, ma neanche tanto purtroppo, perché nulla, nessuna legge, nessun ente dello Stato se ne prenderà mai cura. E anche se un rifugio volesse, per esempio, adottarla, non sarebbe comunque possibile, perché comunque è adulta, comunque non è stata marchiata e quindi comunque va distrutta. Questa è la Pazzesco. situazione, e questo vale per tutti gli animali da reddito. Poi ci sono delle eccezioni per alcuni tipi di animali, no? È gravissimo.
Ma scusa, fammi capire, allora, quindi gli allevamenti, scusa, i santuari come ipoasi sono, sono mascherati da allevamenti, diciamo, Sono perché loro allevamenti. possono in questo modo tenere legalmente questi animali, che poi lo ricordiamo per chi ci ascolta, i santuari sono dei posti dove, dei rifugi per animali che riescono a sfuggire, no, di solito Sì, al macello. salvati in Salvati in varie modalità. varie situazioni, o acquistati da qualche anima pia, o quelli che scappano e che vengono poi Sì, magari vengono donati a. salvati o ceduti dagli stessi macelli o allevamenti perché magari malati, perché magari hanno dei problemi, eccetera. Esatto. E vivono felicemente in questi santuari. Il problema è che il santuario stesso, non, cioè dal punto di vista giuridico, mentre all'estero, anche in Europa, esiste e hanno pure le sovvenzioni statali, da noi questo non esiste. E quindi è ora che questa questione emerga e ci si batta per sostenere i rifugi, non perché noi vogliamo che nascano un miliardo di rifugi in Italia, ovviamente, ma perché perlomeno in questo momento in cui purtroppo è un'utopia immaginare che vengano eliminati completamente gli allevamenti, di qualunque natura siano, perlomeno ci si può. Si può tentare di salvare alcune vite e quindi salvarle anche con la loro dignità, cioè è impensabile che io sono costretto, no? Giuridicamente a considerare un animale da reddito, un animale che io salvo e a quale voglio dedicare il mio tempo, garantirgli libertà, cioè è un controsenso proprio in termini. Senti, ok, il nostro tempo è finito, quindi mi sa che dobbiamo chiudere, anzi abbiamo già un po' sforato. Senti, voi di recente avete organizzato una bellissima manifestazione a Trastevere, io c'ero, l'ho vista, contro gli allevamenti, appunto, bellissima, di grande impatto emotivo, senza essere, come dire, troppo aggressiva come immagini, quindi mi è piaciuta davvero. Avete in programma qualcos'altro a breve di questo genere? A breve di questo genere, no, per il momento. Stiamo riflettendo su alcune possibili iniziative, ma ovviamente non te lo dico. Ah, certo, l'effetto Lasciamo sorpresa, stare. giustamente. No, invece abbiamo in programma a febbraio delle conferenze molto interessanti, sempre presso la Sapienza, sempre presso Villa Mirafiori, sull'antifascismo politico con Ah, alcuni bene. tipo nazionale e non, perché avremo anche l'onore di accogliere, non lo dico, puntini, 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 comunque qualcuno che verrà da fuori l'Italia, Da quindi fuori, sempre bene. perché nostra convinzione è che, cioè noi questo lo facciamo non tanto perché pensiamo di coinvolgere in questo contesto, parlo, i normali, come li hai definiti tu, ma proprio gli attivisti, perché secondo me agli attivisti serve molto nutrirsi di conoscenza, di pensieri, di riflessioni sull'antispecismo, sull'antispecismo politico, su quelli che possono essere quindi poi le strategie da attuare per raggiungere i nostri obiettivi, che sono ambiziosissimi. Sono ambiziosissimi perché noi vogliamo cambiare il mondo, ma lo vogliamo cambiare radicalmente, quindi stiamo parlando di cosucce, no? Ecco, e quindi serve tantissimo agli attivisti. Ho capito. Benissimo, senti, io ti ringrazio molto di questa chiacchierata e ti faccio un grande in bocca al lupo e poi tanto noi penso che ci vedremo abbastanza Sì, spesso. sicuramente, sicuramente. Grazie per l'in bocca al lupo, speriamo che avvenga e un abbraccione a tutti. Un abbraccio, ciao, a presto. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao.